io penso che ogni generazione, ogni ci abbia diritto alla propria rivoluzione, è un diritto, quindi ognuno deve fare la propria rivoluzione. Quando comincia? Il problema è capire poi quando comincia, ci sarà un momento in cui comincia la nuova rivoluzione, non quella che già c'è stata, che si chiama rivoluzione industriale, che l'Occidente conosce e che è finita. Io penso che la rivoluzione vera, quella che mi hanno insegnato i più piccoli, sia quella del riconciliare il genere umano con la terra, quindi tutte le culture che sono più vicine alla terra sono già in cammino verso quella rivoluzione. L'Occidente non è che non vuole partecipare, c'ha paura perché è lontano dalla terra e dovrà avvicinarsi sempre di più. Però quando comincia anche qua, io penso che quando noi ricominciamo a dir grazie, io penso che sia la parola, la chiave che apre tutto, è imparare l'Occidente a dir grazie, perché sono secoli che l'Occidente non dice grazie, anzi. E grazie, secondo me, c'è una sua logica, perché io non mi ricordo come si chiamava, però c'era un filosofo tanti anni fa, o forse era un professore di storia, io non lo so, che lui divideva il genere umano, la storia del genere umano meglio, in due cicli, un ciclo in cui prevale il mito del diritto e un ciclo in cui prevale il mito del dovere. Quando c'è il mito del diritto è il tempo, lui diceva, dei predatori, di quelli che si pigliano tutto perché ci hanno diritto, e quelli che si fanno da soli. Ce n'avevamo avuto uno in Italia che per anni si è sempre vantato che si era fatto da solo, il cavaliere. E quello è quel periodo lì, però quel periodo, quel ciclo finisce nel momento in cui noi ricominciamo a dire grazie. Allora prevale il ciclo del dovere. E grazie a chi? Grazie a chi t'ha fatto, perché se sei vivo nel miracolo della vita, a qualcuno gli devi dire grazie, quindi ci avevamo qualcuno che ci ha fatto. Grazie. Quelle? Grazie ai tuoi compagni dell'adolescenza, quelli che ti hanno aiutato quando non sapevi che fa, che non fa, e ti hanno aiutato a prendere le decisioni giuste. Grazie ai tuoi maestri, alle tue maestre, che se la vita tua andava avanti su un binario, era già stata scritta, i maestri ti hanno insegnato la meraviglia, e la meraviglia hai scartato di lato e te sei fatto la tua vita. Allora, nel momento in cui dici grazie, vuol dire che anche qua in Occidente noi ristabiliamo in noi delle relazioni, perché qua quello che in 20 anni, 30 anni è successo non è la crisi economica, eccetera, eccetera, è proprio il patto che hanno distrutto, o la fine della democrazia, ma hanno distrutto completamente il concetto di relazione. Attraverso le relazioni, però, e a forza di grazie, noi rimettiamo insieme l'appartenenza. E quando c'è la nuova appartenenza, c'è anche un profumo di libertà. Perché la libertà, qua ci hanno insegnato che fa quello che te pare, mentre invece la libertà è assumere delle tue responsabilità nelle scelte che fai rispetto alla comunità d'appartenenza. E a forza di grazie non è che uno dice grazie solo alla classe, al proprio paese, ma a forza di tanti grazie dice grazie all'umanità. E io penso che sia quello oggi l'orizzonte verso il quale noi possiamo portare le tradizioni nostre, quelle che ora quali famo il futuro, per partecipare alla nuova umanità. Questo è il sogno che rinasce dal Medio Oriente, dall'India, come andava Shiva, ma da tutta Latina America. L'orizzonte. Quelle? Oh, io penso che il momento che noi stiamo è tragico per un verso, ma è estremamente luminoso dall'altro. Come tutte le pine, all'inizio della fine ci sarà un nuovo percorso. L'importante è come io non sono stato, da comunista, non sono stato mai fedele alla linea, come dico sempre, sono stato fedele alla prospettiva. Quindi è bene che uno non guardi solo la realtà da una finestra, ma ce n'abbia anche un'altra per confrontarla alla propria realtà. Quindi se uno vede buio dall'altra parte però capisci che c'è la luce. Ebbene allora, se uno cammina, prende la direzione della luce sempre e mai quella delle tenebre. Io capisco che in questo paese oggi la paura porta all'arroganza, porta alla, come posso dire, al chiasso o allo sfogo. Però noi venivamo da tradizioni dove chi ci ha messo in cammino è stata la passione, il grande sogno. E allora per continuare quel cammino bisogna sempre andare verso la direzione della luce. E l'umanità, secondo me, sotto la luce risplende. Se questo è un paese che sembra ormai al collasso culturale, di relazione, economico, però il resto del mondo ci dà una mano su questo. Ci sono tante tante altre realtà che invece sono in cammino e ci insegnano che è possibile farlo. Io ho cominciato a suonare la chitarra perché c'era uno che si chiamava Joe Strummer con i Clash, che appena l'ho visto la prima volta ho detto, beh, se lo fa lui lo posso fare anche io. Quindi è sempre che ognuno faccia quello che sente di fare. L'altro che vede che è possibile farlo lo farà. Ma se nessuno lo fa e nessuno cammina,
siamo tutti fermi nella palude, questo è tragico. La palude porta la malaria, porta il fatto che poi ci divoriamo l'uni con gli altri, quindi invece se usciamo dalla palude, dalla trincea, e se mi cammino torniamo a essere uomini per gli uomini, insomma, tocca il caso. No? Ma io questo l'ho vista tanto tempo fa, perché l'Europa alla fine del muro non c'è stato un confronto su quello che è accaduto. Noi avevamo visto la fine del muro e da bambini avevamo detto bene, oh è finita, adesso è la libertà, l'Europa sarà la nuova democrazia europea. Però alla fine del muro ha coinciso però Sarajevo, ha coinciso il bombardamento sul coso. Quindi la nuova Europa si è rifondata subito dopo, immediatamente, con il solito rito del capro espiatorio. Quindi, come sempre, quando si rifonda una società c'è un capro espiatorio e c'è un'animità a de tutti gli altri che vanno a sacrificare il capro espiatorio. Questo è avvenuto anche a Roma con Romolo e Remo, voglio dire, ovunque. Solo nel Cristo non c'è stata l'unanimità di fronte al capro espiatorio. L'importante è le minoranze alle quali io appartengo, non siano unanimi in questo, e che quindi anche l'Europa non sia quella del capro espiatorio, quella del Kosovo, quella che ha partecipato a uno dei più grandi orrori, che non sia quella la democrazia, ma che sia una democrazia aperta. Rispetto all'Italia, io vedo sempre, detto in parole molto volgari, c'è una grande possibilità, che è il sud dell'Italia, il Mediterraneo, quella è la nuova direzione, che è economica, che è culturale, è da lì che noi dovremo oggi spostare l'attenzione, riunificare l'Italia soprattutto e poi sporgersi verso il Mediterraneo. Questa sarebbe una grande occasione per l'Italia in un contesto anche europeo e di tutto il mondo. Questo sarebbe un modo per rinascere, però ci vuole una grande battaglia culturale per prima, poi anche politica e economica. Il capitalismo è mette uno contro l'altro e crea carne da macello e sacche di schiavitù. Questa è stata sempre e sempre sarà. E, vedi, la rivoluzione industriale, io non so più d'accordo, ma ripete assolutamente quell'esperienza lì, perché ha portato uno dei più grandi orrori del capitalismo, che si chiama la catena del montaggio. Noi avremmo aderito a quel modello e anche oggi rivendichiamo il diritto alla catena del montaggio. Io penso che sia finita quella stagione lì, e perché le nuove generazioni non sono disposte assolutamente a ammazzare, a fare le grandi rivoluzioni per poi finire in catena del montaggio. Quella fase è finita, da lì non partirà nessun nuovo sogno, manco un passo. Bisogna affrontare invece quello che è un grande respiro e poi, ecco, riconciliare, ristabilire un rapporto nuovo con la terra. Da lì noi torniamo a essere uomini, umanità, e da lì allora anche l'economia, i modelli possono rinascere in maniera diversa, al di là del capitalismo e del liberismo. Quello che è drammatico in Italia è che anche la sinistra ha aderito a un modello che è una sorta di gabbia del recinto che si chiama liberismo, non pensando, non lavorando, non progettando per quello che c'è al di là di quel modello lì. No, le parole possono riportare in cammino, la parola deve tornare a essere importante, deve essere una parola profetica, una parola capace di enunciazione. Però la profezia non sta tanto in quello che sarà, ma in quello che è stato. Chi ha la memoria c'ha il futuro, chi sa rifondare e raccontare. Noè, per raccontare il futuro, parlava del passato, e quindi immagina un nuovo mondo, ma per quello che è la sua origine. Quindi bisogna tornare al punto di partenza per andare avanti. Per andare avanti bisogna tornare indietro, e quindi fai conti anche con la propria coscienza, col proprio paese, con la propria storia, rivendica le proprie tradizioni per saperle riportare qui là. Io penso che questo paese ce l'ha delle grandi tradizioni, che sono gli unici strumenti che ci possono portare verso il futuro. La tradizione cristiana, la tradizione dei Balducci, dei Ciotti, beh, insomma sono tantissime queste, e anche perché sono quelli che comunque stanno in prima fila, laddove ci sono gli ultimi, e gli ultimi sono sempre i miti, quindi i custodi della terra, quelli che la profezia dicono erediteranno la terra. Non è che la erediterà il capitalismo, il liberismo, o chi ha le armi, o chi ha la potenza. La tradizione socialista è la tradizione quindi comunista, ma quella di Gramsci, perché Gramsci penso che sia, anzi è l'autore più studiato dalla meglio gioventù di tutto il pianeta, dall'India all'Inghilterra al Medio Oriente. Gli unici che Gramsci non hanno mai studiato, non si sono mai fermati a riflettere sugli insegnamenti, sono gli italiani, quelli della sinistra italiana. Ha vinto Togliatti, ha vinto il partito, e non ha mai fatto i conti con
la modernità intesa in senso gramsciano, un paese moderno e socialista. Poi la tradizione delle culture e delle sinistre eretiche, della minoranza. Noi ci avevamo avuto i Pasolini, gli Andrea Pazienza, tutte le sinistre eretiche degli anni 70. Oggi quelle del movimento delle donne soprattutto, i migranti. Allora tutto questo, se messo insieme e tornasse una nuova unità, queste tradizioni farebbero un paese diverso. È sempre riprende nella propria tradizione un punto importante dal quale noi veniamo. Questo è un paese che si chiama l'Italia e qua è stato inventato, qua non altrove, l'uomo planetario. E qua sull'uomo planetario si è costruita una grande civiltà che è quella dell'umanesimo. Questa oggi è il grande tesoro che noi, se rivisitato, se fatto tornare alla contemporaneità, potevo mettere a disposizione di tutti sul tavolo del quale andavamo a spezzare il pane e a bere il vino insieme. Questa è la grande. L'Europa, ma tutto l'Occidente, ha paura dell'incontro con l'altro, perché sa bene che l'incontro con l'altro è una grande opportunità per tutti quelli che cercano il riscatto, emancipazione. Però passerà di qua, è inevitabile. L'incontro con l'altro bisogna assolutamente creare circostanze perché avvenga in termini più pacifici possibili. Su questo si costruirà quello che sarà. Allora, quindi io penso che è sconfitta in partenza ogni politica, ogni pensiero che tende a chiudere nei campi di concentramento i nuovi schiavi o a vedere questo semplicemente come forza lavoro. Queste sono nuove culture che ci aprono e soprattutto svelano i limiti delle nostre culture rispetto al futuro, quello che sarà. Questa è la grande opportunità. Se uno non coglie questa grande opportunità, significa che c'è reazione, paura e chiusura, cosa che l'Europa non è semmai distinta per chiudersi. L'Europa è nella sua anima il continente che si è sempre aperto, anche col mercato, anche con gli scambi, con le culture, con tutti i ponti, tranne che con la guerra. Se l'Europa adotterà e continuerà ad adottare un sistema che si basa sulla guerra, automaticamente noi abbiamo già perso in partenza e siamo esclusi dal futuro. Punto. Really?